Fu così che un bel mattino un contadinello di 9 anni, piccolo di statura, ma armato di una grande volontà, si incamminò verso Trevi. Umile inizio di una luminosa carriera che avrebbe condotto quel contadinello a meravigliose imprese per diffondere il messaggio dell'amore. La vita per Pietro, però, non era facile. Non posso arrendermi, devo farcela. Non voglio tradire la fiducia dei miei genitori. Devo andare avanti per loro. Garzone, datti da fare e lavora di più. Sì, signore. Ma che pensi? Che ti dia da mangiare per vederti riposare? No, signore, non sto riposando. Smettila di rispondere e lavora di più. Qui, nella mia bottega, non c'è posto per i sognatori. Ma sai quanti ragazzi vorrebbero lavorare qui per un misero boccone di pane? E tu stasera non mangi. Ma signore, non sto facendo nulla. Sei uno sfaticato, dovresti soltanto ringraziarmi. Ti ho accolto nella mia casa, nella mia bottega. Ti ho dato la possibilità di mangiare i miei avanzi e di dormire con i miei animali. E tu che fai? Mi ringrazi non impegnandoti come dovresti? Ma signore, lo prego. Sei un buon a nulla. Non è vero. Sei un buon a nulla. Non è vero. Sei un buon a nulla. Sei un buon a nulla. Non è vero. Ho ragione, non è vero. Ma che fai? Ti prendi il gioco di me? Vieni, che sei ti prendo. La fortuna però assistette Pietro. Il ragazzo incontrò un giovane prete, Don Ludovico Pieri, che aveva cominciato a raccogliere attorno a sé ragazzi poveri per allontanarli dai pericoli della strada. Don Pietro scriveva su Don Ludovico: le maniere di questo uomo di Dio mi attrassero, mi accolse, mi prodigò cure, mi fu vicino con i più squisiti tratti di benevolenza. Si interessò al mio avvenire, quando io, udendo la voce dell'alto che mi chiamava al sacerdozio, decisi di abbandonare il mondo, egli benedì i miei abiti sacerdotali e me li fece indossare. Mi accompagnò sempre con saggi ammaestramenti nella preparazione al sacerdozio e poi ancora quando fu inviato come pastore in cura di anime. Pietro, chiamami Don Ludovico. Sono qui per aiutarti. Ti porterò con me e ti farò studiare. Grazie, Don Ludovico. Ah, eccoti qui. E tu, torna subito al lavoro. No, io non ci torno più lì dentro. Vado via con lui. Con lui? E chi è? Sono Don Ludovico. E da oggi, Pietro, vieni via con me. E se io non volessi? Come? E se non volessi lasciarlo andare? Ma se per le sono un buon a nulla. È vero, ma non amo privarmi di ciò che è mio. E tu sei mio. Le persone non sono oggetti. E poi Pietro è solo un ragazzo. Da oggi verrà via con me e lo farò studiare. Va bene, portalo pure con te. Tanto questo è un buon a nulla e te ne accorgerai presto. Pietro. Ah, se vorrai liberarti di lui, non portarlo da me, perché né nella mia casa né nella mia bottega ci sarà posto per lui. Pietro, non preoccuparti. D'ora in poi andrà tutto bene. Grazie, Don Ludovico, come sono contento. Ora andiamo nella tua nuova casa.